Salve a tutti, io mi chiamo Riccardo Marelli, come potete leggere, sono un life coach, da poco diplomato e quindi riconosciuto professionista, e ho deciso di fare un video di misofonia sulla misofonia, scusate, inserendo qua e là pillole di coaching che sono più di mia competenza, mentre per quanto riguarda la misofonia mi sono affidato alla consultazione, ecco, di alcuni articoli e esperienze che ho riscontrato sul gruppo Misofonia Italia No Profit, amministrato da Stefano Tre Persone, di cui in questo momento mi sta sfuggendo il nome, chiedo scusa, so che si fa aiutare però da altri. prima di iniziare, tengo a dire che sto riscontrando delle problematiche con il microfono di cui non ero a conoscenza, infatti questo è il terzo video, credo di aver impostato un microfono più tollerabile. Se così non fosse, mi premurerò di intervenire sull'audio in fase di montaggio, sperando che questo non crei fastidi a nessuno. Purtroppo non me ne ero mai accorto, forse un cambiamento recente, era da diverso tempo che non facevo video con un minimo di soluzione di continuità. Ho deciso di presentarmi come coach perché credo che, oltre al fatto che lo sono veramente, credo che l'ascolto sia importante in ciò che ci sembra di non capire in generale. E così come può funzionare, ad esempio, per malesseri psicologici che non sono di mia competenza, per aree di counseling che non sono di mia competenza, infatti ricordo che il coach non può trattare dolore o elaborazione del dolore, lutti, dipendenze e soprattutto il tipo di scuola che faccio io, non so le altre, non tratta assolutamente il passato e o la presenza di altre persone, tipo terapia di coppia tipica di quella che è la terapia psicologica. Detto questo, decido di parlare di misofonia perché io stesso sono un individuo che soffre di misofonia. Vedremo adesso un attimo la definizione, la parte tecnica, poi vi parlerò di quelle che sono le mie personalissime manifestazioni di misofonia e cercherò di farvi capire il motivo per il quale è importante ascoltare i misofonici in qualunque forma la misofonia si manifesti, a prescindere che i sintomi siano in comune con me o meno. L'articolo che ho deciso di leggere perché mi sembrava il più completo che ho trovato è quello dell'Amplifon. Nutro sinceramente dubbi sulle presunte, virgolettate, cure esposte alla fine che consistono nella terapia comportamentale e nella terapia del suono, cognitivo-comportamentale. Non ho provato nessuna delle due in quanto per il mio personale livello di misofonia è sufficiente. Si fa per dire l'utilizzo delle cuffie nelle situazioni di stress, quindi non leggerò proprio la parte che riguarda le presunte cure perché quello che io ho letto è che la vera e propria cura non esiste, questi non sono altro che dei tentativi che comunque non posso fare io né la terapia del suono e né la terapia cognitivo-comportamentale. La misofonia è caratterizzata da una reazione negativa ed intollerante ad uno o più suoni, indipendentemente dal fatto che sia forte o debole o dalle caratteristiche acustiche del suono stesso. Il tipo di suono che scatena la reazione è specifico di ogni individuo e può scatenare apparentemente. Bravi, apparentemente è proprio il termine corretto. Ingiustificate reazioni di rabbia, ansia o addirittura panico. Io, se si può parlare di fortuna, mi limito alle reazioni di rabbia, però so di persone che hanno reazioni di ansia, di panico e che addirittura piangono, o forse è collegato strettamente al panico, non lo so, mi direte sotto nei commenti. I suoni o rumori che possono scatenare reazioni emozionalmente violente nelle persone che soffrono di misofonia sono numerosissimi e dipendono strettamente dall'individuo stesso che ne è affetto, quello che vi dicevo prima, appunto. Ad esempio, possono far insorgere misofonia i suoni nasali, il russamento, singhiozzo,
A me il singhiozzo ha sempre fatto ridere, mentre il russamento magari potrebbe farmi concentrare eccessivamente sul rumore più che darmi un fastidio reale per quanto riguarda le persone. In casa abbiamo una cagnolina, però, che russa veramente molto forte e un minimo di misofonia, devo dire che me la dà. Purtroppo non è colpa sua e cerchiamo di arrangiarci come possiamo. I suoni orali, sgranocchiare e mangiarsi le unghie. Ecco, una cosa molto comune anche negli altri articoli che ho letto, oltre ai componenti del gruppo di cui ho parlato prima, che tra l'altro non so se posso fare i nomi, quindi magari toglierò i nomi in editing adesso che ci penso. Avevo perso il filo, diceva appunto che il fastidio nei confronti della masticazione è quello che di più ho riscontrato e che fa parte anche delle mie principali manifestazioni di misofonia. Io ci aggiungerei per esperienza personale la scricchiolare del gesto e altre cose che diremo dopo che sono poi espresse nell'articolo che vi confermerò. Pianto dei bambini, non direi nel mio caso, però so che c'è chi lo fa. I suoni degli animali, su di me non risulta, però so che è una possibilità. I suoni messi con i movimenti del corpo, scrocchiare le articolazioni. Oggi negli episodi temporanei di afasia. Sì, le articolazioni scrocchiate appositamente è un tipo di reazione che mi causa estremo fastidio. I suoni ambientali, suonerie dei cellulari, ticchettio degli orologi. Devo dire di no, però se c'è scritto qui sicuramente sarà una possibilità. Poi va bene, non vi leggo tutto l'articolo perché ci sono dei punti poco chiari a me anche. Allo stato attuale, i paradigmi moderni considerano la misofonia come uno stato fisiopatologico potenzialmente inducibile in qualsiasi soggetto. Infatti, tutti abbiamo storie completamente diverse che hanno in comune solo il disturbo di per sé. Una condizione idiopatica che può presentarsi con disturbi psichiatrici associati o una manifestazione sintomatica di un disturbo psichiatrico sottostante. In ambito psichiatria io mi limito a leggere l'articolo e non mi sento di pronunciarmi, non essendo un paziente psichiatrico. Se ci sono pazienti psichiatrici che se la sentiranno di commentare con la loro esperienza e che vogliono anche confutare eventualmente la veridicità dell'articolo, mi raccomando, fatelo con toni civili, cortesemente. Vi ringrazio. E la misofonia non deve essere confusa con l'iperacusia, questo è stato importante anche per me che non conoscevo l'iperacusia se non per sentito dire. Una sensibilità generale al rumore rispetto ad un suono non particolarmente forte. Tuttavia, in questo caso non si tratta di un'eccessiva sensibilità a determinati rumori, ma del livello di rumore. Le persone con iperacusia reagiscono con grande sensibilità al rumore, a livelli di volume che altre persone trovano del tutto normali. Se i rumori diventano dolorosi a volume normale, è dunque importante consultare un otorinolaringoiatra. Scusatemi, non so pronunciare gli esquipedali. Mi sento di spendere due parole nel precisare che questo video non vuole assolutamente sostituirsi ad alcuna cura medica. L'unica cosa che mi sono sentito di dire forse già all'inizio perché non riascolto quello che registro è che gli articoli parlano anche di cure, ma che io non ho provato, che quindi non mi sento di consigliare in maniera aprioristica. Continuiamo a leggere. Per i misofonici non è sempre semplice far capire alle persone la loro problematica. È importante che chiunque soffra di misofonia riesca a spiegare agli altri che alcuni rumori quotidiani lo infastidiscono involontariamente dalla propria volontà, poiché la gamma di sentimenti varia dal semplice dispiacere a reazioni altamente aggressive. Confermo, soprattutto aggressione verbale, e confermo l'importanza di comunicare, questo lo faccio anche in termini di coach. Ho avuto una coachee, che è il nome tecnico dei nostri clienti, di cui ovviamente non farò né il nome né la storia specifica, la chiameremo S,
ricordo che quando esse mi parlava di dinamiche familiari, e io ponevo la domanda: hai mai espresso a tuo marito, ad esempio, quello che mi stai raccontando? E lei mi rispondeva: sì, gliel'ho detto tante volte, ma poi lo deve capire perché è mio marito. No. No. Nel momento in cui comunichiamo le nostre sensazioni, e queste non vengano ascoltate, non possiamo dare per scontato che un legame di parentela debba significare, o sentimentale che fosse, debba significare di essere capiti a prescindere. È importante comunicare nella maniera migliore possibile, quindi non passivo-aggressiva, che è un fenomeno che secondo me la pandemia ha aumentato. È importante che lo comunichiamo e ritengo che siano molto efficaci le domande chiave che leggeremo subito sotto questo articolo. Se sei misofonico, è importante spiegare a chi ti circonda che cos'è la misofonia, quali sono i rumori che ti infastidiscono, quali sentimenti scatena in te. È importante parlarne apertamente perché nel peggiore dei casi una misofonia può trasformarsi in una fonofobia. Questa vera e propria paura del rumore può portare ad evitare tutte le situazioni che potrebbero colpire questi fattori psicologici. Questa forte sensibilità ai rumori indurrebbe i fonofobi a smettere di mangiare in compagnia, solo per fare un esempio. Esempio che io trovo molto calzante perché al momento non posso più mangiare in compagnia se non ho le cuffie Tozzo NC9 e la Tozzo non mi paga per fare questo sponsor. Le avrei pagate se non fosse che mi sono state regalate. Affinché la misofonia non si sviluppi da un disturbo innocuo in un problema, la comunicazione è fondamentale. Dare un nome al rifiuto e al fastidio verso determinati suoni aiuta e molti misofonici sono rassicurati nel sapere di non essere gli unici al mondo a vivere questo tipo di problematica. È vero. Io che ho scoperto da pochi mesi di cosa si tratta mi sento proprio molto meglio psicologicamente. Una buona comunicazione aiuterà anche parenti ed amici a convivere più facilmente con la misofonia dei propri cari. Un po' generico che non tiene conto della storia delle persone, però. Sì, poi vabbè, non andrei avanti a questo punto con la lettura dell'articolo anche perché leggo delle ripetizioni e soprattutto si parla di cura. Come ho detto all'inizio, ho qualche riserva nel proporre cure sulla misofonia perché uno non le ho mai provate, forse è la terza volta che lo ripeto, ma ripetita iuvant, e seconda cosa non è un consiglio che mi sento di dare. Allora, come vi dicevo all'inizio del video, io me ne sono reso conto essenzialmente per i fastidi legati alla masticazione, perché ogni volta che devo dire masticazione succedono di questi lapsus freudiani. Alla masticazione, soprattutto al vizietto, chiamiamolo così, di continuare a parlare mentre si mastica, come se ci corresse dietro qualcuno. Ecco, io ho studiato anche, ho fatto anche una lezione sul time management, quindi credo di sapere un pochino di cosa parlo. Diciamo che questa fretta durante i pasti potrebbe essere ben di poco aiuto a noi misofonici, anche perché basterebbe aspettare qualche secondo e poi magari parlare dopo, certo. Adesso che sono costretto a mangiare con la musica sparata nelle orecchie, magari ci vuole più di qualche secondo, però ecco, la giornata per fortuna è fatta di 24 ore e sono sicuro che ognuno di noi con la buona volontà può trovare il tempo giusto di comunicare le cose. Quindi, quello che mi sento però di dire è, siccome come ho detto all'inizio sono un coach e sono anche una persona misofonica, se stai guardando questo video e ritieni che la misofonia stia impattando le tue relazioni personali,
Dopo il mio master ho fatto un approfondimento di alcuni mesi sulle relazioni che mi ha permesso di fare un tirocinio di un anno con clienti reali proprio sul tema delle relazioni e potremo parlarne in relazione alla misofonia. Ovviamente non darò consigli medici, anzi non darò proprio consigli. Mi piace molto la definizione della Treccani sul coaching che definisce il coach come allenatore dell'anima. Quindi sostanzialmente quello che io posso fare è aiutarvi con mezzi che già avete, quindi non consigli miei, raramente, comunque sempre molto vagamente esperienze nostre, ma cerchiamo di offrire sostanzialmente mezzi che già avete dentro di voi. Io spero che a questo punto il microfono sia andato meglio, visto che l'ho sostituito, se così si può dire, altrimenti cercherò di intervenire con l'audio affinché possa essere di più facile fruizione per tutti. Spero di essermi spiegato bene, non sono molto abituato a parlare a braccio, ma è una cosa su cui devo assolutamente lavorare se voglio portare avanti il tipo di lavoro in questo canale. Non posso limitarmi a leggere solo articoli, quindi confido nella vostra empatia, nella vostra comprensione. Vi saluto, scrivetemi le vostre esperienze qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!